scusate, l'ho scritto da qualche parte, Stryker, che fu il pianoforte di Schumann e che prese in dono da Clare, che tenne nel suo studio. Magari nella seconda. Sì, ma possiamo insieme allo Stryker c'è Bachmann, Bösendorfer, Graf, sono tutti viennesi. Non sentite nomi che magari conoscete come Bechstein, che magari qualche decennio fa era un po' il pianoforte, Liebach, e poi Blüthner, che era un'altra grande marca di pianoforti tedeschi che magari noi abbiamo conosciuto perché negli anni 60, 70 eccetera circolavano in Italia. Io mi ricordo che studiavo su un Feurich, che è ancora a casa mia lì, che è sopravvissuto, e sono strumenti che hanno altre caratteristiche, che saranno un po' gli strumenti, diciamo, della grande fabbricazione, della tecnologia più industriale, no? E che però hanno le caratteristiche che diceva Martino. Allora ha ragione, è un quesito importante. Se noi associamo, perché vedete, il secondo concerto di Brahms, che esiste per esempio nella mitica versione, l'esecuzione di Maurizio Pollini da giovane, piuttosto che altri, che comincia con, no? Cioè 50 minuti, quanti sono? 50 minuti di musica, uno dei più lunghi. Ora, se noi abbiamo in mente il Brahms di cui parlava Martino rispetto, diciamo, alla tradizione consolidata, cioè quello monumentale, grande, massiccio, eccetera, no? È chiaro che questo produce un'esecuzione del secondo concerto del pianoforte, diciamo, coerente. Quindi quando il pianoforte entra, entra un gigante, pensate, no? Un colosso, avete presente il colosso di Rodi, quello, una delle meraviglie del mondo, no? Un affare gigante, un Polifemo del... Ma se invece Brahms rifiuta quel tipo di tecnologia, quel tipo di produzione in serie, quel tipo di... Allora non sarà che questa riflessione, queste sue scelte si riflettono appunto anche sul modo in cui lui pensa le cose che scrive e magari pensa che debbano essere eseguite. Quindi non tanto con la potenza che noi spesso sentiamo produrre dagli esecutori, soprattutto quando può esserci grande potenza, no Martino, nel momento in cui esegui il secondo concerto o nel primo, adesso dirò questa cosa mitica che io ho studiato per il diploma di pianoforte, il primo di Brahms, che me la tiro un pochino in streaming e così almeno va bene. Allora, quali sono i momenti in cui effettivamente, visto che il pianoforte non è quel pianoforte lì, non ha le caratteristiche dei grandi pianoforti tedeschi, della grande potenza dei grandi pianoforti, non sarà che anche i momenti di maggiore potenza dei grandi concerti di Brahms non debbono essere pensati come momenti centrali? Non sarà che forse i momenti più interessanti per Brahms, al di là delle grandi affermazioni d'insieme, sono poi invece i momenti diversi, cioè quelli magari lirici, cioè in cui i temi escono con maggiore evidenza, oppure i momenti in cui l'armonia che sostiene quelle grandi idee melodiche si fa particolarmente innovativa, che era la cosa che piaceva Schoenberg, oppure i momenti in cui il contrappunto, cioè il dialogo fra le voci, effettivamente si fa più intricato. Il secondo movimento che vi invito ad ascoltare, del primo concerto del pianoforte orchestra, ha un dialogo contrappuntistico tra strumento solista e orchestra meraviglioso, tempo lento, e così pure ci sono momenti altrettanto straordinari nel secondo per pianoforte e orchestra, per non parlare di tutte le altre composizioni. Noi finiamo sempre per parlare del pianoforte o del pianoforte solo, oppure anche i piccoli brani 116, 117, 118, 119, in cui effettivamente la dimensione del doppio F, triplo F, non è caratteristico di quel del loro linguaggio. Non sarà che quello invece è il Brahms più significativo, cioè il Brahms che elabora il suono nei modi meno eclatanti, meno prevedibili, meno appunto da sala da concerto.
Provate ad ascoltare 116, 117, 118, 119. Quanto di frequente li ascoltiamo nelle sale concertistiche? Questi, diciamo, brani della fase conclusiva della produzione di Brahms. Non molto, non molto. E forse c'è anche una ragione, che per il nostro gusto non hanno quella resa spettacolare che noi siamo abituati ad associare appunto alla dimensione concertistica. Richiedono un'attenzione nella percezione del rapporto fra la linea melodica che dice il tema e il successivo sviluppo, che insomma non è sempre così facile da gestire, è più esigente. Persino i suoi leader, il Requiem tedesco, ascoltatelo. Noi siamo abituati al Requiem di Verdi, gli vogliamo un sacco di bene, no? Però il Requiem tedesco di Brahms è ancora una volta, non casualmente, in una sfera che ha a che fare con le dimensioni ultime, con lo spiritualità, eccetera, un lavoro in cui, diciamo, ci sono sicuramente i momenti di grande insieme, ma poi ci sono i momenti in cui in realtà la riflessione, il modo di comporre, eccetera, sfrutta strade che sono meno spettacolari. Questo secondo me per la solita idea, cioè che alla fine quello che interessa Brahms è fare sintesi. E perché si fa sintesi? Perché si vuole stare insieme non soltanto alle persone che sono con te in quella sala mentre eventualmente la tua sinfonia viene eseguita, ma con tutte le persone che insieme a te hanno prodotto un'esperienza musicale nei secoli precedenti con cui ti interessa essere in sintonia. Guardate, questo fa parte di una spiritualità, mi verrebbe da dire, questo fa parte di un carattere di una persona, fa parte di un'esperienza che ha quasi a che fare col pietismo tedesco, quest'idea della condivisione del dolore, della sofferenza dell'umanità, eccetera. E allora non è strano, Martino, non è strano che uno dei territori più affascinanti e dei generi musicali più interessanti che Brahms percorre, sia in quelle cose, in ciò che ha detto Martino, sia più specificamente in brani proprio che si chiamano in questo modo, sia il territorio della variazione. Il tema è variazioni. Dove per Brahms però si fa un passo avanti. Allora, che cos'è il tema variazione? Noi potremmo divertirci, no, a fare, anche noi possiamo farlo un tema variazione con i nostri strumenti, con le nostre possibilità. Non è difficile variare fra Martino Campanaro, no? Fra Martino Campanaro. Se Martino la canta, ce la fai? No, è vero, no, tutti i pianisti che non cantano. Allora, se lui non la canta, allora io faccio finta di suonarla. Allora, come si fa a lavorare nel territorio del tema variazioni? In quanti modi lo si può fare? Fra Martino lo conosciamo, no? Allora, immaginate. Ok? Questo che ho appena suonato è un'esperienza melodica, è una melodica questa, sì, 50 anni fa acquistata. È una melodica, cosa vuol dire? Che noi sentiamo una melodia, giusto? Eccetera, va bene? Questa melodia esiste secondo la lingua di Brahms, il linguaggio musicale di Brahms, secondo il linguaggio musicale del 7, 8, 900, una parte del 900, perché ha le sue radici in una concezione dell'armonia che la sostiene. Quindi, se Martino cantasse, ma non c'è. Rebecca, vuoi cantare tu? No, nessuno canta. Cantate fra Martino Campanaro. Fra Martino. Prova. Allora, pronti? Via. No, qui. Apriamo la nota. Ce l'avete, grazie. Fuori la voce. Siamo a casa della cultura, mica. Allora. Pronti? Dai, via. Avanti. Io vi faccio l'accordo e voi sentirete che quello che cantate ha le radici, la melodia che cantate ha le radici in questo accordo. Di fatto usa le note di questo accordo. Provate?
Siete in streaming, eh? Potrebbero fare cose terribili su questo, eh? Prendervi, isolarvi, fare sentire solo la vostra voce. Insomma, avete capito? Ci siamo? Se io voglio variare questo tema, piuttosto noto, io posso variarlo, per esempio, come posso dire, raddoppiando le note che ho appena eseguito, così. No? Sostanzialmente la melodia rimane immodificata, gli valori vengono accorciati, raddoppiato il numero delle note. Allora, l'armonia... Male, proviamo. Ok? Se io la suono così, basta questo inizio. Ci siamo? Se io la suono così, non è la stessa? Esercizio. Qualunque canzone, non so che canzone vogliamo cantare. Non me ne viene una, naturalmente. Mi viene in mente il piave mormorava, calma e pace, va bene? Ok? Provate a fare così. No, il piave mormo. Provate a raddoppiare ogni valore. Ta 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 ta. Ok? La melodia resta identica. Viene raddoppiato il numero delle note che fanno riferimento a quel suono lì, ma la melodia non cambia. Potrei anche trasformarla in altro modo. Questa è un'elaborazione, un modo di gestire il tema e variazioni che interviene sostanzialmente solo sulla melodia. Ok? È la nostra esperienza. Quante volte noi sentiamo cantare canzoni, diciamo, al Festival di Sanremo, che hanno all'inizio una melodia che ci viene proposta in un modo facile da riconoscere, e subito dopo quella stessa melodia viene arricchita, variata, una nota viene diciamo tornita con un giro intorno, con un abbellimento, capite? Quello è un modo che varia, ok? La melodia e si concentra sulla melodia. È una tradizione fortissima, ricordate che questa è una tradizione occidentale che va, non so, ricca di secoli. Quando io faccio un tema e variazioni, la follia, eccetera, grandi temi famosissimi, no? Quando io lavoro su un tema e variazioni, io prendo la melodia e la vario. Cosa succede all'armonia? Beh, l'armonia, in larga parte di questo modo di procedere, insomma, per larga parte questo modo di procedere non varia l'armonia. Cioè le radici di questo procedimento sopra restano sempre gli stessi accordi. Suona le campane, su quel suona le campane io avrei sempre questo accordo. Ok? Sempre fisso lì. A Brahms questa roba non interessa. E lo dice chiaramente, lo dice a Joachim, lo dice al violinista amico suo, lo dice a tutti, lo dice, lo scrive. Non gli interessa essere annoverato tra coloro che prendono melodie e le modificano poco poco, anche nel loro sostegno armonico, ok? Per consentirle riconoscimento costante. I temi e variazioni di Brahms sono meravigliosi, ma sono anche un'esperienza, come posso dire, non semplice, esattamente come tutte le altre esperienze di cui ha parlato Martino prima. Cioè, i suoi temi e variazioni non hanno come base della variazione la melodia, ma prendono la base armonica, gli accordi, si concentrano sugli accordi e variano innanzitutto le radici armoniche. Ok? Questo può produrre risultati di vario tipo, cioè se tu tieni ferma la melodia sopra, fra Martino, ma gli cambi sotto gli accordi, tu hai quella strana impressione di avere una cosa che pensavi di conoscere ambientata in una base armonica diversa.
È come se invece di fare, perché mi lancio in queste cose gastronomiche, di fare il vitello tonnato, è chiaro? Sostituissi la salsa che non saprei definire, con cui, no, eccetera, con un'altra salsa. Dici, ma guarda, sembra il vitello tonnato. Sì, però il terreno di coltura, diciamo, di quella cosa lì è diverso. Lui questo lo fa sistematicamente in tutti i suoi temi e variazioni, sia in quelli, diciamo così, più semplici da gestire, verrebbe da dire, perché apparentemente sono riservati a un unico strumento, per esempio il pianoforte, sia quando il tema e variazioni, esplicitamente o implicitamente, interviene nelle strutture più grandi, fino a quel prendere un'idea e variarla, anche se non c'è scritto tema e variazioni, che per esempio si trova nell'elaborazione delle grandi sinfonie, nei momenti del Requiem. Questo però gli consente, come posso dire, una cosa che abbiamo detto prima, gli consente di fare sintesi. Cioè lui cosa fa? Non ha problemi, capite, a recuperare come idea tematica di partenza, come Fra Martino Campanaro, del caso, qualcosa che è vicino a lui nel tempo o qualcosa che è lontanissimo a lui nel tempo, qualcosa che deriva da Schumann, perché per esempio è un tema che è presente in Schumann, o un tema della tradizione popolare, magari di un altro paese, oppure, come adesso ascoltiamo, sei pronta Rebecca, un brano, un tema di un grande compositore del passato, Georg Friedrich Händel, su cui Brahms costruisce uno dei set, delle serie di variazioni sul tema più famose della sua produzione pianistica. Allora, adesso, perché poi alla fine è il suono che conta, abbiamo sempre detto, no? Adesso, se Rebecca ci fa ascoltare quella cosa che in streaming non potranno ascoltare. Ah, io, è vero, scusami, giusto. È vero, sono sempre io che manovro, io guardo lei perché voglio dare a lei la colpa del fatto che in streaming non lo possono ascoltare. Allora, dov'è che sono? Qua. Perfetto. Allora, in streaming annuncio che ascolteremo il tema di Handel che Brahms utilizza per le Brahms Handel, variazioni, scritto, opera, eccetera, eccetera. Andate a cercare, non perdiamo tempo, nella versione originaria, cioè nella versione tratta dalla suite di Handel in si bemolle, eccetera, eccetera, eseguita sul cembalo. Ora, per noi questo è un discorso molto importante, perché ci troviamo di fronte ad un compositore che in questo modo ci consegna una sua lettura della continuità culturale, compositiva, eccetera, tra esperienza cembalistica e esperienza pianistica. Cioè, lui, recuperando un tema di Handel, non recupera solo un'idea melodica, capite? Ma recupera un'idea melodica, una base armonica, che è la cosa che più gli interessa, un atteggiamento strumentale, che vuol dire uno strumento impiegato originariamente per eseguire quel tema, che appartiene alla grande tradizione dello sviluppo delle tastiere, degli strumenti a tastiera. E in questo modo, così come crea continuità con Handel dal punto di vista della melodia e dell'armonia, crea continuità con la grande tradizione cembalistica che quel brano, va bene, incarna alla perfezione. Se i nostri maestri di pianoforte, io l'ho studiata anch'io le Brahms Handel, e quello si basa su un'esperienza, e noi che l'abbiamo studiato, che lo studiamo, eccetera, tenessimo davvero conto del fatto che questo strumento a cui noi dobbiamo l'originale del tema di Handel è il cembalo, io credo che non lo eseguiremmo come purtroppo si sente eseguire molto di frequente il tema di Brahms sul pianoforte, veloce, capite? Perché?
Se noi avessimo in mente l'iniziale collocazione cembalistica, suonandolo sul pianoforte, noi creeremmo con Brahms continuità fra queste due esperienze. Ed è per questo che io ho scelto, e adesso l'ascoltiamo di seguito, quasi subito, ho scelto non uno dei nostri, come posso dire, saltimbanchi della tastiera, eccetera, beh, questa me la potevo risparmiare, ma ho scelto un grande maestro di interpretazione pianistica un po' del passato, non poi così passato, insomma, che si chiama Claudio Arrau, che il tema di questo e tutto l'insieme, un grande virtuoso del pianoforte, che questo tema sceglie di eseguirlo lentamente. Allora, vado Rebecca? Schiaccio? Allora, questo è il cembalo, ha dei problemi, perché il cembalo ha un suono corto, un suono che pizzichi la corda e viaggia, capite? Via. Allora, se noi vogliamo rispettare, diciamo, forse l'intenzione cantabile, sul pianoforte, se lo trasferiamo a un tempo veloce, di fatto diventa nulla. L'elemento vocale, melodico, eccetera, si perde ancora di più tra gli abbellimenti. Ed effettivamente ciò che dovrebbe costituire il punto di partenza di tutta la serie di variazioni, cioè il tema iniziale, quasi scompare. Noi in Brahms non abbiamo bisogno di ascoltare la melodia in quanto tale, perché ripeto, è poca roba, è poca cosa. E sul cembalo poi la melodia è talmente breve, dura talmente poco, che quasi non ce ne accorgiamo. Noi abbiamo bisogno di percepire le basi armoniche, gli accordi. Cioè abbiamo bisogno di sentire che si tratta di un si bemolle, ok? Che si muove poco, semplicissimo. Però abbiamo bisogno di ricordare non tanto il ghirigoro sopra, quanto quegli accordi su cui Brahms poi coltiverà la sua intuizione melodica. Allora, Arrau, vi faccio sentire come lo suona e poi lasciamo andare qualche variazione. Se noi dovessimo pensare che Brahms elabora la materia melodica nella sua idea di variazione, noi ci troveremmo, vabbè, Brahms è più bravo ovviamente, davanti a qualcosa di simile a quello che abbiamo fatto con Fra Martino Campanaro.
Invece temo che ciò che lui elabora ci porti a faticare a riconoscere la melodia originale. Ci porti a faticare meno a riconoscere le basi armoniche. Cosa si fa qui? Si spegne sempre, sì? Adesso io faccio riascoltare. Ci sono scritti di Arrau molto interessanti, lasciati magari da una sua allieva che ha raccolto i dialoghi, eccetera. Avete sentito quanto sul pianoforte che ha a disposizione, che è un gran coda, quanto pesa sui bassi? Non è preoccupato del ghirigoro sopra, anche se lo fa giusto, ma pesa sui bassi, perché i bassi, cioè le basi armoniche, sono ciò che lega l'aria del tema, il tema, con ciò che segue. Anche quando ci sembrerà allontanarsi sempre di più, in realtà ciò che tiene insieme quella variazione che ci pare lontana e l'aria è sempre da ricercare nel grave, diciamo così, nella parte, nel basso. Ma c'è una ragione culturale che si rallaccia a quello che abbiamo detto oggi. E la ragione culturale è che è la ragione che lo lega, cioè lo differenzia da Wagner, che lo lega ai Nazareni, che lo lega all'esperienza neoclassica. È l'armonia tonale. Quella cosa di cui abbiamo continuato a parlare da quando ci conosciamo, saranno un paio d'anni, e che abbiamo un pochino scantonato soltanto quando ci siamo occupati di Monteverdi, fuori sacco, oppure, non so, di Britten, no? Vi ricordate? Perché lì l'armonia tonale un pochino si allarga, va in direzioni. Lui rispetta la condivisione del pensiero tonale, cioè gli accordi, le scale maggiori e minori, tutto ciò che ha prodotto in Occidente questo grande sistema culturale che è l'armonia tonale, e che lui riconosce nella musica che varia e rispetta nella sua produzione. È un intellettuale sintetico. Vai, assolutamente. Quindi praticamente il professor Reggiani ha delineato la risposta a quella domanda che cercavo di porre, quindi insomma mi ha un po' bruciato l'effetto, però glielo perdono. vi propongo questo esperimento mentale. Immaginatevi, siamo nel 1876 a Vienna, la sala principale da concerti ha appena triplicato i posti a sedere, erano 500, siamo a 1500 adesso. Questa è economia. Da una parte arriva un grandissimo virtuoso, parte dalla melodia che tutti a Vienna conoscono, mettiamo fra Martino Campanaro, la inizia a variare, sempre con la melodia, finché inizia a sudare come un dannato al pianoforte, mani che volano, però la melodia si sente sotto, c'è solo un grandissimo trambusto. Il pubblico, che è composto non più da quegli aristocratici che sedevano vicino al pianoforte di Chopin, di Schumann, di Mendelssohn, ma dalla borghesia che ormai in ascesa, che si vuole acculturare, che comprano gli Steinway non solo erano più potenti, ma tenevano la cordatura più a lungo, avevano bisogno di meno manutenzione, erano più easy listening, per dirla in inglese, era più facile ascoltarli perché non serviva l'orecchio fino per cogliere tutte le nuance di un pianoforte austriaco, era più esplicito in qualche modo.
e mettete dall'altra parte il Brahms che abbiamo visto in foto, in una, sempre la stessa sala da concerto, 1500 persone, arriva con la sua barba patriarcale e si mette a eseguire questo bel temino barocco, ripetitivo, con questi abbellimenti che sono del 1600, i trilli e mordenti. Lo ripeti due volte perché c'è il ritornello in tutte le variazioni e poi la melodia sparisce, cioè quella cosa che interessa di più al pubblico, no? Schumann nelle sue regole di vita musicale che dice sempre, cari pianisti, giovani pianisti, diffidate di chi fa della melodia, delle bellissime melodie sul loro cavallo di battaglia, perché conquista il pubblico subito perché la riconosce, ma poi non dura poco. Quindi Brahms come fa a sopravvivere come compositore? È che negli anni 70, 80, 90 Brahms raggiunge una grande fama a Vienna. Ovviamente non è attraverso la musica per pianoforte, il suo pianoforte non deve andare in quelle sale da concerto, è attraverso le sue sinfonie con cui vuole battere quei pianoforti che sono i Steinway & Sons, quel tipo di cultura musicale che è una cultura che guarda molto all'effetto, che guarda alla folla e a un certo tipo di sintesi dell'arte, che guarda la storia sì come una sintesi, come quella che vuole Brahms, ma non è solo sintesi, è superamento. C'è Liszt, c'è Wagner, Beethoven fa parte del passato, il barocco, ormai la musica strumentale è vecchia, c'è il poema sinfonico che guarda alla letteratura e poi ormai c'è l'opera, l'opera totale, Wharton Drama, Wagner. Quante opere ha scritto Brahms? Domanda il pubblico. Sì. Quindi no, c'è un altro che invece si chiama Richard in quel periodo che mi pare che ci abbia dato dentro, no? Che tra i due non correva buonissimo sangue. Brahms guarda alla storia, vede che nel suo momento storico culturale la massa e la borghesia ha invaso quella che era la musica e quindi lui guarda quello che la storia gli offriva come valore, potremmo dire dei valori platonici della musica per il grande pubblico, che è la sinfonia. Basti pensare a Beethoven, la nona sinfonia, la sinfonia corale, che invita tutta l'umanità. E quindi per lui nella sala di concerto c'è la sinfonia. E attraverso poi quella diffusione di pianoforti che aveva reso nevrotici i nostri amici di fine Ottocento, il pubblico borghese può trascrivere le sue sinfonie. Le sue sinfonie sono fatte in modo interessante, hanno una bellissima superficie. Quindi all'ascolto, ad esempio una ricorda la sua Ninna Nanna, il secondo tema della seconda, sono belle, un po' come le opere di Wagner. Però poi se il pubblico vuole lavorare su quelle trascrizioni c'è la polifonia, c'è un'armonia che sembra semplice ma che poi continua a variare. E quindi quel pubblico allora si può iniziare a culturare. E in qualche modo Brahms può portare quel pubblico alla conoscenza di quelli che per lui sono i valori eterni della musica, che si trovano nella storia della musica, quindi nella barocca, in Handel, ma in Haydn, in Mozart, nella sinfonia, in tutti i generi che per lui non sono mai superati. Non c'è il genere finale, l'opera che ha fatto la sintesi di tutti i precedenti, ma sono lì e sono dei valori che restano per sempre nella tradizione. Ecco, tenete conto che in questo stesso periodo lui è amico di studiosi, di teorici, di analisti della musica che stanno affondando, come posso dire, i loro bisturi analitici nel sistema tonale e che diranno cose incredibili, come per esempio il sistema tonale è come il sistema solare, non se ne può fare a meno. E lui condivide questo tipo di approccio. Lui, come posso dire, no Martino, non spacca, e 1897 anno di morte, ok? Non spacca mai, ma riempie ogni singolo spazio lasciato vuoto dalla tradizione. È anche talmente grosso che ce la fa, insomma, lo occupa, no? Va bene? Ecco, questo è molto importante perché vuol dire che quando noi ascoltiamo Brahms o quando lo eseguiamo, dobbiamo cercare di avere il senso di questa continuità. Le melodie delle sinfonie di Brahms, di cui parlava Martino, sono straordinarie, sì. Le melodie dei concerti di pianoforte orchestra, i temi, ma per carità, sono eccezionali, con il corno sale in cattedra, cioè, eccezionali. Ma attenzione, non è mai la melodia della mano destra di Liszt, anche se la grande ammirazione per questi geni assoluti a Brahms non mancava, non avrebbe mai condiviso quel tipo di approccio, perché c'è alla fine sotto, davanti a un filosofo un po', siamo una delle case milanesi della filosofia, c'è, capite, dobbiamo dirlo questo, c'è un'antropologia differente,
C'è un rapporto tra essere umano, esperienza del suono e definizione della natura dell'essere umano che è diversa, che non avrebbe mai accettato, per esempio, ciò che a Vienna qualcuno stava facendo in aree molto diverse dalla sua, psicologia, quindi, eccetera. Molto diverse. Se la guardiamo da un punto di vista storico, in qualche modo l'importanza conclusiva del pianismo brahmsiano e di tutta la sua musica. Siamo ormai nella società di massa, quindi praticamente siamo anche a oggi. E abbiamo due modi di rapportarci a questa massa. Dal punto di vista culturale-musicale c'è quello di Wagner, che in qualche modo fa sintesi della tradizione, la cancella e poi si sa, guarda alle radici attraverso la musica del popolo tedesco, e c'è tutto un circolo politico che si inizia a stringere attorno a questa musica, che è musica di massa. E quando brucia il teatro, il Ring, non quello wagneriano, che è un teatro a Vienna frequentato principalmente da ebrei, Wagner esulta, e attorno a lui delle persone, mentre Brahms era circondato da ogni tipo di circolo di amicizie, moltissimi ebrei, recupera la musica magiara, recupera la musica zigana. Brahms è nel nostro tempo ed è un cosmopolita, è uno a 360 gradi. I suoi avversari hanno prodotto della musica che può essere svincolata dalle sue idee politiche, assolutamente geniale, che anche Brahms ammirava Wagner, ammirava Liszt. Però ecco, siamo sull'orlo. 1870, la musica in qualche modo anticipa il destino poi del tempo, che sarà quello del Novecento. Va bene, noi vi ringraziamo, applaudite Giovane Tosi, grazie. Ci rivediamo, però c'è lo spazio pubblicità prima che ve ne andiate, quindi ci rivediamo il 23 di novembre, se volete ovviamente. Il 14 di novembre, se passate da Vita e Pensiero verso le 5, c'è un po' di Irlanda, eccetera, eccetera. Aiutami Martino. 29 novembre, Castelnuovo Tedesco, ok? Vi annunciamo che stiamo imbarcandoci in un'altra impresa che è quella del 3 di dicembre, ore 17, ma la pagina Facebook dello Studium vi darà tutte le informazioni. Comunque, se ve lo segnate, se vi fa piacere, sono contento, perché il 3 di dicembre ci occuperemo un pochino, secondo le nostre limitate forze, niente proprio di meno che della prima della Scala, che sarà il 7 di dicembre, come sapete, al Teatro alla Scala. Noi, così modestamente, il 3 di dicembre alle 17 in Università Cattolica faremo un piccolo ragionamento su quello magari che può essere utile. Saremo in quattro: lui, il sottoscritto, una germanista come Lucia Mohr e un'esperta di teatro musicale come Roberta Carpani, e vedremo di fornire qualche chiave di lettura. Se passate da quelle parti, ovviamente benvenuti. Grazie alla Casa della Cultura e grazie a voi.